al nostro evento digitale organizzato all'interno della cornice della Milano Digital Week. Io sono Diana Iacono, Client Service Director di Ewin Italia, network globale di affiliate marketing. Ed oggi ho il piacere di ospitare, seppur virtualmente, qui con me Marianna Paoloni, Performance Manager di Tridom, e Camilla Melosi, Head of Digital PR di Tridom. Ciao Ciao. Diana, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao e benvenute. Vi anticipo subito per chi ci sta ascoltando che Marianna e Camilla, come le vedete, sono insieme anche senza la mascherina, ma solamente perché hanno appena fatto il tampone, quindi siamo nel pieno rispetto delle regole, come sempre. Giusto due parole su Ewin prima di iniziare la nostra intervista. Siamo il principale network di affiliazione europeo con la reach più alta. Siamo attivi non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in Brasile e in Australia. E ad oggi abbiamo più di 29.000 clienti a livello globale e collaboriamo con più di 200.000 publisher in tutto il mondo. Oggi abbiamo voluto intervistare un nostro cliente, invitare un cliente qui con noi che ha un business model innovativo, sostenibile e green, a tal punto che dal 2014 fa parte delle Certified B Corporation, il network di imprese che si contraddistingue per le elevate performance ambientali e sociali. Considerando il tema di quest'anno della Milano Digital Week legato appunto alla sostenibilità e alla città equa, riteniamo che quindi siano proprio il tema perfetto da poter esplorare insieme. Io partirei subito a questo punto con la nostra intervista facendo la prima domanda a Camilla, quindi partiamo dalle basi. Puoi spiegarci dall'inizio, quindi a chi ci sta seguendo, chi è Tridom e come è nato? Assolutamente sì, ancora grazie per l'introduzione, per noi è veramente un piacere. Allora, Tridom è un'azienda che è nata ormai 11 anni fa, grazie a Federico Garcia, il nostro CEO, e Tommaso Speroni, che avevano un obiettivo che è quello che abbiamo ancora ad oggi, ovvero rendere il mondo un posto più green, come dice anche il nostro claim che è Let's Green the Planet. L'inizio della nostra storia è anche un po' divertente. Federico era innamorato di una ragazza che giocava a Farmville, che è un gioco, non so se conoscete, su Facebook di ormai un po' di anni fa. E voleva assolutamente avere questa fattoria virtuale più bella e per conquistarla acquistava alberi virtuali con la sua carta di credito. Tommaso, l'altro nostro fondatore, lo prendeva in giro dicendogli non la conquisterai mai, però allo stesso tempo, unendo i puntini, si sono resi conto che forse potevano creare veramente una piattaforma web dove acquistare alberi reali dall'altra parte del mondo, come Tridom, che avessero un alter ego digitale. Quindi questo è un po' l'incipit di Tridom ed è come è nato. Fondamentalmente siamo un e-commerce digitale, ognuno di voi può andare direttamente sul sito, scegliere la propria specie, acquistarla, piantarla, regalarla e la caratteristica molto bella dei nostri alberi è che si riceve le coordinate dell'albero dove è stato piantato e nel progetto in cui è stato piantato, si può seguire la storia del progetto in cui l'albero è piantato online, e ovviamente è anche un bellissimo regalo da fare a chi vogliamo bene. Tutti i nostri alberi poi portano con sé dei benefici ambientali e sociali veramente importanti e che sono anche il nostro core business, benefici ambientali che per fortuna ormai tutti conosciamo, come la lotta al cambiamento climatico, l'erosione del suolo, ogni albero assorbe un quantitativo di CO2 e rilascia dell'ossigeno, ma oltre a questo ci sono dei benefici sociali. Infatti siamo attivi in oltre 17 paesi in tutto il mondo, con progetti molto diversi tra loro, ma che hanno un obiettivo sociale comune. Sono paesi in via di sviluppo come in Kenya, ad Haiti, in Nepal, e cerchiamo appunto di sostenere i nostri contadini che si prendono cura dei nostri alberi. Infatti tutti i frutti dei nostri alberi rimangono ai contadini che hanno un reddito alimentare ed economico oltre al loro lavoro quotidiano. Quindi per noi è veramente bello sapere ogni giorno che con gli alberi che piantiamo comodamente dal nostro divano, dalla nostra scrivania, stiamo aiutando un contadino dall'altra parte del mondo.
è sicuramente molto 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 bello. L'altra cosa fondamentale è il nostro modo di piantare alberi. Noi cerchiamo sempre di piantare l'albero giusto, nel momento giusto, nel periodo giusto, perché seguiamo progetti agroforestali, il che significa che non piantiamo la famosa foresta, io faccio sempre questo esempio della foresta di Cappuccetto Rosso, non c'è una grande foresta dove ci sono solo alberi di avocado, ma si fanno consociazioni di alberi. Ogni albero da frutto viene alternato alle colture locali, come il mais, il riso, dipende ovviamente dal territorio in cui siamo, e questo apporta benefici non soltanto alla biodiversità e all'ecosistema, ma anche agli stessi farmer, agli stessi contadini che vengono formati sull'importanza della cura degli alberi. Perché ovviamente per loro piantare le colture locali, come ad esempio il mais o il frumento, è molto più veloce e redditizio nel breve termine, ma nel lungo termine l'albero dà un futuro sostenibile anche ai figli e alle comunità, perché l'albero dopo 3-4 anni comincia a dare frutti e quindi a dare un reddito veramente importante. I nostri frutti vengono venduti ai mercati, vengono utilizzati ovviamente come alimento, ma anche in piccoli mercati locali, quindi è veramente veramente bello. Lavoriamo solo con ONG locali, non lavoriamo con privati, e noi, oltre che piantatori di alberi, ci piace chiamarci crescitori di alberi, tree growers, che è un po' una parola buffa, però rende veramente l'idea di quello che siamo, perché vogliamo e cerchiamo con i nostri alberi di creare un futuro sia per i farmer che per le loro famiglie che per il nostro pianeta, perché ovviamente piantando un albero in Kenya o ad Haiti facciamo del bene anche qua in Italia, quindi questo è un po' quello che facciamo ogni giorno. Inoltre, piantare un albero è un'esperienza, noi lo diciamo sempre, non è soltanto il prodotto digitale e reale, ma è proprio un'esperienza empatica e emozionale. Chiunque, chi riceve un albero, chi acquista un albero, ne rimane sempre estasiato. In più abbiamo ogni profilo ha un wall, il cosiddetto diario dell'albero, dove si vedono gli aggiornamenti del progetto in cui l'albero è piantato, la storia dei farmer, la storia dei nostri project manager che vanno direttamente nei nostri vivai. È anche un momento di unione nella community green che abbiamo. Infatti all'interno si può commentare e parlare degli aggiornamenti del progetto in cui il tuo albero è piantato. Quindi questo è un po' quello che facciamo ogni giorno. Molto molto interessante, direi, e affascinante soprattutto. Ascolta Marianna, ci racconti quali sono, diciamo, i vostri clienti, qual è il target a cui vi rivolgete principalmente? Certo, Tritom si interfaccia sia con utenti privati che con aziende. Per gli utenti privati, diciamo, fino a poco tempo fa il nostro target andava dai 25 ai 40 anni, ma poi negli ultimi anni si è espanso, si è allargato molto, proprio a dimostrazione del fatto che l'albero di Tritom è un prodotto molto trasversale, quindi può andare, va bene per tutti e per tutte le età. E anche il modo in cui l'albero può venire regalato aiuta molto appunto a raggiungere tutti quanti, perché può essere regalato sia tramite WhatsApp, sia per email che tramite un biglietto cartaceo, e quindi appunto è di facile fruizione da parte di tutti quanti, questo soprattutto durante i periodi di occasione regalo in cui questa procedura viene attuata. Diciamo che l'ambito delle aziende è quasi speculare rispetto a quello del privato, perché mentre appunto per il privato riusciamo a coprire tutte le fasce d'età, per le aziende riusciamo a coprire tutte le tipologie di aziende, dal piccolo negozio sotto casa alla grande multinazionale. Un'azienda piccola può piantare alberi direttamente al nostro e-commerce, mentre un'azienda di medio o grande dimensione può interfacciarsi con il nostro dipartimento sales e trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze per, non so, regalo aziendale ai propri dipendenti o ai propri clienti o attività di comunicazione. Un aneddoto che ci piace molto raccontare, proprio a dimostrazione del fatto che l'albero va bene per tutti, riguarda un direttore generale di una nota catena di alberghi che ci ha detto che è stato molto soddisfatto al nostro prodotto, molto contento, perché l'albero di Tritom è un albero, diciamo, lui aveva una clientela molto eterogenea. E quindi grazie all'albero di Tritom ha scoperto un modo per fare un regalo ai propri clienti senza, diciamo, offendere nessuno, perché l'albero è un regalo che fa sempre piacere ricevere e non offende culture, non offende etnie, non offende religioni. Quindi appunto questa è una cosa che ci fa molto piacere e che rispecchia quanto vi ho detto fino a poco fa.
Ottimo. Tornando al dove piantate gli alberi, Camilla ci stavi raccontando che li piantate in tutto il mondo. La prima domanda che sorge è anche in Italia, corretto? Volendo si possono acquistare? E poi qualche curiosità, diciamo, sugli alberi più acquistati, ecco. Allora, assolutamente sì, abbiamo avuto e abbiamo fatto dei bellissimi progetti anche in Italia, progetti un po' più piccoli, ovviamente diversi dai progetti che abbiamo in Kenya, ad Haiti, in Camerun, in Tanzania. Principalmente abbiamo riabilitato terre confiscate alla mafia in Sicilia, grazie alla cooperativa Libera Terra e la collaborazione di Beppe Montana, dove abbiamo fatto dei bellissimi agrumeti, con tantissimi alberi di arancio. Un altro progetto molto bello, sempre in Sicilia, è legato a un onlus che lavora con i ragazzi con lo spettro autistico, che piantavano alberi di melograno. Abbiamo avuto bellissimi progetti anche in Campania e in Basilicata. Ovviamente un problema riscontrato, diciamo, nei territori italiani sono i costi, ma anche quello che noi chiamiamo l'efficienza dei nostri alberi. Ovviamente piantare un albero è sempre bellissimo e siamo molto felici di averlo fatto anche in Italia. Però, con lo stesso effort con il quale noi piantiamo 200 o 300 alberi in Italia, ne piantiamo altrettanti, se non di più, nei paesi in via di sviluppo. E ovviamente nei paesi in via di sviluppo, diamo quei benefici sociali di cui vi parlavo prima, del quale insomma in Italia non ne abbiamo per fortuna bisogno. Gli alberi, diciamo, preferiti, se così si può dire, sono sicuramente il cacao, che significa dolcezza, il caffè, che è energia, viene regalato tantissimo, ma anche l'avocado, che è un po' un must della moda anche in cucina. Quindi, diciamo, questi tre, se non sbaglio, sono sicuramente gli alberi più amati. Poi sul nostro e-commerce ci sono veramente tantissime specie. Le specie vanno in base alla stagionalità, in base alle disponibilità e ai progetti aperti. Possiamo trovare papaya, baobab, però tutto dipende appunto dal momento dell'anno in cui siamo. Ogni campagna e per ogni evento facciamo delle limited edition. I nostri utenti sono molto affezionati alle nostre limited edition per Natale, per San Valentino, per la festa imminente della mamma. Sicuramente i nostri alberi si vestiranno, come diciamo noi, di nuove caratteristiche grafiche, quindi è molto, molto divertente. Visto che siamo all'interno della Digital Week, il cui tema è appunto la città equa e sostenibile, in questo caso non posso esimermi dal chiedere, nelle città fate qualcosa oppure no? Ce lo chiedono tantissimi e lo abbiamo fatto in passato e l'abbiamo fatto anche a Milano, però non lo facciamo più perché non è sostenibile né realmente efficiente e produttivo. Anche in questo caso i motivi sono molteplici. Primo di tutto è anche qua di nuovo i costi in Italia sono molto elevati, ma anche la burocrazia, perché per quando parliamo di verde urbano sono i comuni e le amministrazioni locali che se ne prendono cura. E quando si pianta un albero non è che si pianta l'albero e l'albero si cresce da solo e sta lì, però ovviamente c'è tutta una parte di cura, di tutela e di assicurazione che andrebbe affidata a un'amministrazione pubblica che cambia solitamente ogni 5 anni ed è molto rischioso se ad esempio uno dei nostri alberi accidentalmente fa del male a qualcuno, si rompe o crolla o qualsiasi altra cosa, è veramente un problema assicurativo e anche legale, al quale per ora non abbiamo, insomma, non abbiamo voluto addentrarci. Inoltre, in Italia anche lo spazio e gli ettari dove piantare alberi sono molto, molto, molto minori, molto più piccoli e cerchiamo sempre di, un po' come dicevo prima, di apportare i benefici sociali che stanno dietro ai nostri alberi, che sono davvero, veramente importanti, anche perché cerchiamo, di portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Su 17 ne stiamo, portando avanti 10 e siamo molto, molto orgogliosi di questa cosa e per poterlo fare ovviamente aprire i progetti nei paesi in via di sviluppo, aprire progetti dove i farmers ne possono beneficiare, per noi è sicuramente la scelta migliore e anche più efficiente. Ma anche proprio a livello ambientale, piantare 3.000 alberi è sicuramente ha un impatto diverso che piantarne 100
a Firenze o a Milano, che è meraviglioso, ma non porta gli stessi benefici a cui ambiamo. Abbiamo un goal molto, molto importante, al momento abbiamo piantato 1.800.000 alberi, se non sbaglio, e ogni giorno i nostri utenti e la nostra community continua a piantare, quindi siamo super contenti e andiamo avanti così, insomma. Sì. Assolutamente, mi sembra una direzione fantastica. Sulle città ce ne faremo una ragione, ma chi lo sa, magari in futuro, non si sa mai. Speriamo che le amministrazioni continuino a prendersi cura del verde pubblico in modo conico. Poi noi siamo sempre disponibili a fare da sostegno, però sicuramente si spera che i comuni si ricordino che piantare alberi fa bene a tutti, anche in città. Sì, appoggio tantissimo. Marianna, ti volevo chiedere, gli ultimi 12 mesi sono stati molto particolari per tutti, ci sono business che hanno continuato ad andare molto bene, altri che naturalmente hanno risentito della situazione. Dal vostro punto di vista, voi avete riscontrato dei trend particolari? Allora, sì, è stato un periodo particolare per tutti quanti noi. Diciamo che a livello aziendale, essendo un'azienda digitale, siamo riusciti ad organizzarci bene, quindi abbiamo lavorato bene anche in smart working. Alcune problematiche le abbiamo riscontrate magari nella parte analogica del nostro business, quindi diciamo nell'ambito dei nostri progetti, perché appunto sono state zone fortemente colpite dalla pandemia, quindi anche soggette a lockdown e ad emergenze sanitarie. E per cui appunto alcune problematiche le abbiamo riscontrate lì, anche banalmente in alcune occasioni l'impossibilità dei nostri forestry manager di poter andare direttamente in loco per controllare i progetti, ma il digital comunque ci ha sempre supportati in modo tale che siamo riusciti ad essere sempre presenti, anche se non fisicamente ma digitalmente. Poi diciamo che per fortuna, tra virgolette, la pandemia non si è mossa insieme, non ha impattato nello stesso momento tutti i nostri progetti, quindi questo equilibrio ci ha permesso comunque di poter continuare ad andare avanti. E poi però, diciamo, una cosa che è emersa durante questo periodo, una cosa di cui tutti noi, magari noi dipendenti di Tridom, eravamo sempre a conoscenza, ma magari appunto per gli utenti è stata una cosa nuova, l'albero di Tridom è un prodotto che riesce a creare dei legami, a sopperire quelle che al momento sono le distanze fisiche. Quindi se io, Marianna, decido di piantare un albero, creo un legame magari in Kenya, dove è il progetto in cui ho piantato il mio albero, o se decido di regalare un albero a qualcuno, a un mio amico, a un mio parente, posso creare un legame sia con quella persona che appunto con il progetto, perché tramite il diario dell'albero, se riusciamo a rimanere aggiornati sul progetto di cui l'albero fa parte e ad avere curiosità su tutto magari il mondo che c'è intorno a quell'albero, quindi appunto l'emozione di ricevere un albero, di avere un albero, crea dei legami a distanza, in un momento in cui le distanze purtroppo ci sono. E un'altra cosa, effettivamente, soprattutto negli ultimi periodi, penso a Natale, penso a San Valentino, quindi le occasioni regalo, quando non sempre è semplice riuscire ad andare in un negozio e cercare un regalo d'effetto, l'albero Tridom in questo caso è comunque un regalo originale, emozionante, e che si può regalare tranquillamente da casa, quindi con pochi clic si riesce ad avere un bel effetto, a fare appunto un bel regalo, e questa è una cosa che in questo periodo è stata d'aiuto per noi, ecco, sì, è stata una cosa positiva. Considerando che domani è la festa del papà, se per caso qualcuno dovesse essere in ritardo, diamo anche il suggerimento, il consiglio per gli acquisti. Perfetto, poi arriva la festa della mamma, quindi a posto. Allora, volevo spostarmi adesso sulla parte legata alla comunicazione e quindi vorrei chiedere a Marianna che ruolo ha giocato in generale il digital all'interno della vostra strategia di marketing, che ruolo ha giocato e sta giocando anche adesso. Certo, come dicevo prima, noi siamo un'azienda digital, abbiamo sì, il nostro prodotto è un prodotto digital che ha anche un corrispettivo analogico nei nostri progetti, però l'albero del nostro e-commerce è un prodotto digital, quindi fa parte del nostro animo, del nostro core. In ambito di strategia comunicativa noi siamo presenti nei principali social network, quindi Facebook, Instagram, abbiamo un canale YouTube e di recente abbiamo anche iniziato a sperimentare con TikTok, quindi è una cosa che ci piace molto fare. Una parte importante della nostra strategia comunicativa è l'influencer marketing, quindi tramite influencer, tramite YouTuber riusciamo a veicolare quello che è il mondo Tridom, il messaggio di Tridom, a raccontare l'albero, e questo ci permette di raggiungere degli utenti che già ci conoscono, ma anche di utenti nuovi. Quindi
è una parte molto importante. Un altro ambito che copriamo è quello del performance marketing, quindi tutto il mondo paid con le piattaforme come Google, Facebook, Microsoft, il mondo dell'affiliazione con Ewin, tutta la parte di retargeting, quindi anche quella è una parte importante, e in più anche l'ambito di media e press che ci consente sia online che offline di coprire la presenza di Tridom nelle maggiori testate sia nazionali che internazionali. E a Natale siamo andati anche con alcuni servizi televisivi nei principali telegiornali italiani ed è stato un momento molto bello. Sì. Vi ho visto. Sicuramente, anche dirlo alla mia famiglia, molto, sì, mi è piaciuto molto. Sì, perché rende tutto anche più concreto agli occhi dall'altra parte, quindi anche agli occhi degli utenti, anche il fatto che il servizio è stato fatto all'interno degli uffici, quindi dà proprio uno sguardo più da vicino. È molto, molto bello. Riguardo al mondo dell'affiliazione, a questo punto ti devo chiedere per forza come mai avete, diciamo, attivato il canale dell'affiliazione e anche quali sono i canali, diciamo, i canali publisher principali con cui collaborate. Certo, allora, dopo aver raggiunto, diciamo, la maturità nei canali social con cui abbiamo iniziato la nostra strategia di comunicazione, abbiamo pensato che il mondo dell'affiliazione potesse essere un buon modo per continuare a crescere e per coprire, per lavorare con dei publisher, quindi con cui finora non coprivamo internamente, che potessero lavorare con noi in modo complementare rispetto a quanto già facevamo. Il primo programma che abbiamo aperto è con il mercato italiano, con cui siamo attivi ormai da circa 2 anni, e quest'anno abbiamo aperto anche un programma per la Germania e un altro per l'UK. Quindi sono 2 programmi ancora giovani che stanno crescendo, ma che, insomma, contiamo di far crescere tanto quanto il mercato italiano. E abbiamo sperimentato diverse publisher, diverse tipologie, e finora quello che per noi è stato quello che ha avuto un risultato più positivo è tutto l'ambito del discount code, del cashback, del mondo loyalty, perché ben si adatta a quelle che sono le nostre campagne pubblicitarie nei momenti topici, quindi Natale, San Valentino, perché con codici promo o con la promozione delle nostre limited edition riusciamo appunto ad andare a collaborare con queste tipologie di publisher portando il nostro messaggio, quindi quella è la parte che ci ha dato più soddisfazione. Abbiamo anche provato programmi di retargeting, di conversion booster, e ci stanno dando tutti quanti molte soddisfazioni effettivamente. Questi sono gli ambiti che abbiamo coperto e che ci stanno piacendo. Cercheremo di fare le stesse cose anche appunto per gli altri 2 nuovi canali, quindi bello, sì. Assolutamente, e devo dire che appunto l'affiliazione è sicuramente un mondo in cui ci si può testare, si può capire quali sono i canali che funzionano meglio a seconda del proprio business, del proprio business model, è un test and learn continuo, quindi bene, tutto merito suppongo anche del vostro account manager che vi seguirà benissimo. Certo. Siamo molto contenti. Ottimo, perfetto. Ascolta, i vostri piani per il futuro? Sicuramente l'internazionalizzazione. Allora, il nostro mercato più longevo è l'Italia. Da 4 anni abbiamo aperto anche tutta quanta l'area DACH, quindi tutto il mercato tedesco. Da 2 anni il mercato UK e l'anno scorso tutto il mercato spagnolo, della Spagna, della Francia, l'area Benelux e quella nordica. Abbiamo in ufficio con noi, il nostro team è composto da persone che arrivano da ognuno di questi paesi, quindi il nostro obiettivo è quello di portare Tridom, di far conoscere Tridom anche in tutti questi nuovi mercati, ovviamente non perdendo di vista quelli già esistenti e consolidando la nostra presenza anche laddove già siamo, ma sì, sicuramente un focus sull'internazionalizzazione, perché comunque anche per noi, collaborando con tutte queste persone, con tutti questi ragazzi, il nostro team è molto variegato, quindi è anche un'occasione di crescita anche nostra per imparare qualcosa da loro, è molto bello, sì, l'internazionalizzazione.
Bene, io prima di passare alle domande che nel frattempo chiedo a chi ha dubbi, perplessità, chi vuole sapere altre curiosità, è il momento di postarle, io chiederei a Camilla di raccontarci del fantastico regalo che avete fatto ad Eowyn durante appunto per questo evento e quindi come funziona la foresta Eowyn. Sì, con piacere, non potevamo, essendo Tridom, non regalare una bellissima foresta per l'evento. È una foresta composta da 100 alberi di cacao che tutti voi potete adottare gratuitamente. È una foresta che noi definiamo open, aperta. Basta andare sul nostro sito www.tridom.net e cliccare Eowyn Forest e potete adottare il vostro albero. Quindi i 100 diti più veloci riusciranno a prendere il proprio albero, potranno dargli un nome e seguire la storia del progetto in cui l'albero è piantato. Questi alberi non possono essere regalati perché già noi li regaliamo come Tridom e Eowyn ai nostri ascoltatori, però potranno seguire la storia e vedere un po' l'esperienza Tridom, realmente chi ancora non ci conosce di che cosa si tratta. Sicuramente vi ringrazio tantissimo perché è assolutamente molto, molto, molto bello come regalo e così facciamo anche provare come funziona uno, secondo me, possono riscattarselo per loro e poi approfittarne e regalarne successivamente per le varie feste. Io a questo punto inizierei a leggervi la prima domanda che è arrivata, che secondo me credo che vogliono un po' un taglio HR e sono molto contenta di farvelo anche perché chiacchierando con voi nei giorni scorsi ho scoperto che l'azienda è meravigliosa anche verso i dipendenti, visto che come saprete su Eowyn abbiamo iniziato da gennaio a lavorare nella 4-day week e quindi siamo anche noi molto diciamo, attenti alle esigenze dei propri dipendenti, sapere che c'è una società che lavora forse in alcuni campi anche meglio rispetto a noi è sempre un obiettivo ottimo da raggiungere. La domanda chiedono che cosa è importante in Tridom oltre agli alberi. Beh, noi dipendenti, è la verità, nel senso siamo non fortunati di più, abbiamo un team e un'azienda giovanissima, molto orizzontale, i nostri manager sono persone che ci ascoltano e ci aiutano ogni giorno, non solo in ambito lavorativo, ma anche nella vita privata. Tutti i nuovi arrivati, le figure junior, hanno la possibilità di crescere all'interno dell'azienda. Noi diciamo sempre che in Tridom i talenti mettono le radici, paragonandosi un po' a degli alberi, il che è vero. Abbiamo programmi di formazione personalizzata che credo siano un plus veramente importante per un'azienda nel 2021. Abbiamo un ufficio bellissimo, adesso noi siamo in una delle nostre meeting room, ma abbiamo una bellissima villa nelle colline fiorentine, circondata da olivi. Abbiamo un orto aziendale, quindi noi a primavera ci mangiamo le nostre verdure, i nostri frutti ed è veramente, veramente bello, oltre che un'attività di team building. Un'altra cosa che sicuramente è un plus per tutti noi è un programma di welfare aziendale che ci permette di fare delle attività extra lavorative, di fare viaggi, ovviamente quando si potevano, adesso no, i nostri colleghi che hanno figli hanno dei bonus economici anche per le scuole, e tutti noi abbiamo un'assistenza sanitaria specifica per qualsiasi problematica che uno può avere durante, insomma, durante la quotidianità, sia per noi che per i nostri parenti, quindi è veramente bello. Inoltre, in questo anno difficile, perché lo è stato per tutti, siamo stati fortunati perché il nostro CEO Federico Garcia ci ha permesso non solo di fare smart working e ovviamente seguire tutte le regole necessarie per salvaguardarsi dal Covid, ma abbiamo ogni settimana un'infermiera che ci fa i test Covid per farci lavorare in modo sereno. Ovviamente secondo regole di prenotazione in ufficio siamo sempre un numero limitato, ma questo ci permette di vivere il nostro ufficio e avendo tantissimo spazio verde fuori,
noi in giornate come queste stiamo con le nostre scrivanie al sole a lavorare, quindi direi che siamo veramente fortunate. Un'altra cosa di cui noi andiamo molto fiere, forse perché siamo donne, è il grande numero di donne all'interno di Tridom, molte delle quali ricoprono figure manageriali, quindi anche questo secondo noi è un plus importante e un segno di come Tridom sia un'azienda paritaria e moderna, quindi non possiamo che essere veramente contente. Avrei fatto io la battuta, ma c'è qualcuno che l'ha scritto in chat e chiede se siete alla ricerca di nuovo personale. In realtà sì, cioè allora nel 2020 eravamo una ventina di persone, adesso siamo quasi 50 e a fine 2021 saremmo quasi 100, quindi sì, siamo un'azienda in crescita, un'azienda che sta cercando tanto personale, gli ultimi assunti sono dei nuovi forestry manager, perché ovviamente per tanti progetti significa tante nuove persone che viaggeranno e andranno a visitare i nostri progetti e i nostri alberi. Sta crescendo il team di comunicazione, ma anche il team IT, perché siamo una piattaforma digitale e dobbiamo comunicarla. Quindi sicuramente sì, ci sono tantissime posizioni aperte, sbirciate su LinkedIn e sui canali di ricerca e sicuramente troverete tante nuove figure che stiamo cercando. In più anche sicuramente l'internazionalizzazione e l'apertura dei nuovi mercati ha fatto sì che si cerchino nuove figure. Ogni mese siamo veramente alla ricerca di nuove persone che ci aiutino e in più nei prossimi mesi apriremo altri due nuove sedi, una a Parigi e una a Londra, ancora tutto stiamo lavorando per questo, però sì, anche lì sicuramente avremo bisogno di nuove figure nella nostra Tridom Family, assolutamente. Bene, abbiamo dato anche un servizio, quindi a chi ci sta ascoltando aggiuntivo, aggiungiamo i vari pezzi, fantastico. Io a questo punto vedo che c'è un'altra domanda legata, credo a questo punto sempre a Camilla, visto che è legata al mondo delle PR e chiedono quali sono le attività PR influencer, che ne farete sicuramente molte, quindi... Sì, è mia, è proprio mia. Noi lavoriamo con l'influencer marketing ormai da 3 anni in Italia. Nei nuovi mercati, come diceva Marianna, che abbiamo aperto questo Natale, più Germania e UK, che sono attivi da 4 e 1 anno, stiamo facendo anche lì attività di influencer marketing. È sicuramente un canale molto importante perché l'influencer per me e per noi è il nuovo media. È il nuovo media che amplifica la voce di Tridom, dà trasparenza e racconta alle nuove generazioni. Cioè sicuramente tutte le campagne che facciamo su Instagram ma anche su YouTube riescono a coinvolgere e ingaggiare in modo attivo e positivo i giovani, i quali non solo si formano sulla sostenibilità ma vengono ovviamente a conoscenza dei nostri alberi e del nostro prodotto. Tutti i nostri talent e tutti i ragazzi che lavorano con noi sono molto soddisfatti di quello che facciamo perché possono raccontare un prodotto e un'esperienza diversa sui loro social. Lavoriamo con tantissimi influencer di tantissimi settori diversi. Molti mi chiedono, ma allora lavori con gli influencer green? No, non solo. Lavoriamo con travel, lavoriamo con lifestyle, con fashion. Ci sono tanti nomi importanti che hanno deciso di prendere parte alla nostra iniziativa e diventare ambassador. Una delle prime è stata Diana del Bufalo, ma anche Giulia Valentina e tanti altri nomi del lifestyle che ci seguono. Il canale sicuramente più importante al momento, nell'ultimo tempo, anche nell'ultima campagna di San Valentino e della Festa della Donna, è YouTube, perché grazie a YouTube lo YouTuber riesce a raccontare in un tempo più lungo tutto il nostro progetto andando nel dettaglio. Le community sono molto fidelizzate e quindi è bello vedere come la creazione di una foresta come quella che abbiamo fatto per Ewin cresca quotidianamente grazie all'interesse dei fan
degli youtuber. L'ultimo, uno dei nostri youtuber e anche un amico è Alessandro Masala di Breaking Italy, che ha un taglio informativo e di news, che è riuscito veramente a raccontare Tridom in modo sensazionale, coinvolgendo migliaia di ragazzi. Quindi per noi è motivo di orgoglio. Questo Natale abbiamo avuto l'opportunità anche di lavorare insieme a Fedez e Luis per il podcast Muschio Selvaggio, e anche lì è stata un'esperienza molto bella e molto interessante. È stato intervistato Federico Garcia, il nostro CEO, e si sono toccati più punti, anche in modo divertente e leggero, ma sempre trasmettendo i valori di Tridom. Quindi scegliamo le nostre persone sicuramente in base ai valori e alla qualità, non soltanto in base ai follower e in base ovviamente all'engagement e a tutto ciò che tutti noi che lavoriamo in questo ambiente ovviamente ci facciamo attenzione. Quindi è un buon mix di persone genuine e chi crede veramente nel progetto. Abbiamo anche dei media importanti, abbiamo lavorato con Frida, con Wilita, sempre per le nostre campagne principali di prodotto, quindi Natale, San Valentino, e dando ogni volta un taglio diverso a quello che è Tridom. Direi che anche la comunicazione PR rimane in linea, quindi, con quello che sono tutti i vostri obiettivi generali. Sì, assolutamente, è molto importante. È arrivata un'altra domanda che secondo me è leggermente tecnica, quindi Fabio non ce ne voglia se non riusciamo a rispondere perfettamente, ma gli faremo avere in caso informazioni successivamente, giusto? Anche perché qua ho due esperte della comunicazione, quindi vediamo se riusciamo a rispondere. Ci chiedono come avviene e come concretamente si sviluppa la formazione dei locali e da chi viene erogata. Ok, allora posso rispondere io in parte, perché ho avuto la fortuna 2 anni fa ormai, ahimè, di andare in Tanzania con 2 youtuber e il nostro forestry manager Tommaso Tusa, il quale è sicuramente in prima linea insieme ai tecnici già formati nei nostri progetti e nelle cooperative con cui lavoriamo, che formano direttamente i farmers, quindi come dico io alla vecchia maniera, come? Mostrandogli come si fa, creando con loro i vivai, insegnando loro a fare il grafting, e anche io ho provato, ovvero il grafting è una tecnica che serve per innestare alberi di una certa specie su una specie autoctona per renderli più forti e farli crescere più in fretta. Quindi ogni tecnica, ogni cosa che noi conosciamo in modo magari più tecnico di loro, lo riportiamo direttamente andando lì, stando lì con loro e spiegandolo a voce e mostrandoglielo. Vengono selezionati i nostri farmer e anche le nostre comunità. È proprio come una grande squadra, un grande team anche nei nostri progetti. Quindi vengono seguiti passo per passo, e per i primi 4 anni Tridom è sempre presente ciclicamente, perché ovviamente i nostri forestry girano nei nostri progetti per sostenere tutti i farmer, e scelgono insieme, cioè all'inizio anno viene fatto insieme a loro, insieme alla comunità, la scelta anche delle specie degli alberi, perché si piantano solo specie autoctone. Cioè molto spesso ci viene chiesto: ma vogliamo piantare un mango? Vabbè, a Firenze ovviamente non si può, quindi viene fatto un preciso piano forestale insieme alla nostra coordinatrice forestale Martina e a tutto il nostro team, e per ogni progetto ci sono obiettivi ambientali, di biodiversità e di ecosistema molto specifici. Non so se ho risposto, non sono una forestry, però comunque rimaniamo a disposizione. Esatto. Ma direi di sì. Direi che sei riuscita a rispondere perfettamente a tutto. Le domande sono finite, naturalmente ci sono i complimenti, quindi c'è un super brave, veramente molto interessante. Grazie. Devo dire che è stato molto anche educativo tutto il vostro racconto, quindi non si finisce mai di imparare, oltre che sottolineare che è un progetto super interessante e super affascinante. Io a questo punto, visto che non ci sono altre domande, inizio con il ringraziarvi di essere state qui con noi e salutarvi. Grazie a voi per questa opportunità, è stato molto bello e divertente, sì, anche per noi. È vero, grazie ancora davvero. Grazie a tutti, ciao, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.